1 marzo 1938. Muore Gabriele D'Annunzio, scrittore simbolo del decadentismo italiano. Nato nel 1863, a 16 anni pubblica la sua prima raccolta di poesie, Primo Vere, e 10 anni dopo Il Piacere, il suo primo romanzo. Nel 1915 si arruola per la Prima Guerra Mondiale e al termine del conflitto si fa portavoce del malcontento per la Vittoria Mutilata, lo stesso che cavalcherà Mussolini per arrivare al potere. Nel 1919, con un clamoroso colpo di mano, la cosiddetta Marcia di Ronchi occupa Fiume, da dove i suoi legionari verranno cacciati nel dicembre 1920 per ordine di Giovanni Giolitti, senza alcuna reazione da parte di Mussolini, che ormai considera D'Annunzio un peso. Deluso dalla politica, si ritira nella sua villa di Gardone Riviera, il Vittoriale. Taci, sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove che parlano gocciole e foglie lontane. Ascolta, piove dalle nuvole sparse, piove sulle tamerici salmastre d'arse, piove sui pini scagliosi ed irti, piove sui mirti divini, sulle ginestre fulgenti di fiori accolti, sui ginepri folti di coccole aulenti. Piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude, novella sulla favola bella che ieri ti illuse, che oggi m'illude, o Ermione.